il paese di Nule, inserito nella realtà socio-economica del Goceano, conta oggi circa 1500 abitanti. Posto al confine estremo fra le province di Sassari e di Nuoro, lo si può raggiungere percorrendo due importanti vie di accesso che lo collegano a Benetutti e a Bitti. Grazie alla particolare conformazione del territorio, funzionale all'allevamento di ovini e alla produzione della lana, nasce a Nule l'importante attività della tessitura, che da sempre coinvolge quasi un quarto della popolazione femminile, contribuendo in maniera considerevole all'economia del paese. Col termine tusorzu si suole indicare sia l'insieme delle operazioni legate alla tosatura, sia il luogo ove questa attività avviene. In passato la tosatura avveniva esclusivamente per mezzo di cesoia, zasfortiges, di fabbricazione artigianale. Per non ferire le pecore, i pastori dovevano dimostrare una certa pratica e maestria, e spesso si sfidavano fra loro, gareggiando in velocità e in perfezione. Oggi la tecnica della tosatura ha subito un processo evolutivo che consente ai pastori di velocizzare e migliorare la qualità del lavoro. Con l'ausilio di alcuni rasoi elettrici, infatti, sono in grado di tosare interi greggi, risparmiando tempo e fatica. I velli di pecora, raccolti e ripiegati, vengono infine insaccati. Al termine del lavoro, ogni pastore puliva le sue cesoie in un secchio d'acqua, che poi, come gesto augurale, rovesciava sul bestiame benedicendolo. A questo punto la lana veniva affidata alla cura delle donne e del loro lavoro. Dopo che un giorno, una volta di dieci dopo, andiamo a Surio, noi andiamo su Surio in Esperomi, paghiamo la tia salina, paghiamo su fuoco e cuniamo la vietta a cantare sabato. Il primo compito assai gravoso era quello di Susamunonzu, il lavaggio della lana, che spesso in passato veniva espletato nelle vicinanze di fiumi o pozzi da raggiungersi a piedi o, nel migliore dei casi, con un asinello. In seguito, con il miglioramento delle reti idriche del paese, il lavaggio della lana veniva più comodamente nei cortili delle abitazioni. In un grosso tegame si bolliva dell'acqua, si immergevano i veli di pecora e si sciacquavano più volte per poi stenderli infine alla luce del sole. Poi prima in appagaente, poi alla battare sul rio e agli stenderli sommurendosi in terra. Te la chiediamo su tutta grande da chi lì sa fare. Pronta all'arminare e all'affilare in dono. Paghetto a paghetto, si caccattaglia fatta. Oggi la tecnologia ha agevolato notevolmente questo pesante adempimento, consentendo per il lavaggio e l'asciugatura della lana l'utilizzo di impianti moderni che operano professionalmente in questo settore. Thank you.
Fino a non molti anni fa, su arminonzu, cioè la cardatura della lana, veniva fatta in casa, pronta per essere filata. Quando le tessitrici abbisognavano di una quantità notevole di filato, allora si rivolgevano alle artigiane specializzate nella filatura differenziata, a seconda dell'utilizzo che ne volevano fare. Se occorreva per lo stame, zistamine, da utilizzare per l'orditura del tappeto, la lana doveva essere più fine e ben attorcigliata, furtizzata, appunto. Se invece era destinata per la trama e quindi per il disegno dei tappeti, il filo presentava un capo unico, più grosso e soffice. La tessitura in passato era che prima non riuscivamo a lavorare solo per noi, lavoravamo anche per le filatrici di nulle che ci aiutavano, perché non avevamo la filanda, che ci aiutavano, che ci filavano della lana, allora noi in cambio lavoravamo dei tappeti. Allora lavoravano con le tinte vegetali, queste rubbia, lo stesso, questo sudruisco. I colori che venivano usati tingevano, proprio nell'antichità tingevano con le erbe, però i colori più usati erano il nero, il lecru e il bianco di pecora normale, perché li lavoravano una striscia nera, una striscia bianca, così non servivano dei colori. Perché questi saranno tappeti che hanno più di 100 anni, non è che avevano nei superiori dell'anellina per tingere. Questa è la buccia del melograno. Non è che sta succutata. Un verdino. Allora noi facciamo la tintura a mano, facciamo il giallo che viene fuori dai sudruiscu, la rubbia, il rosso che viene fuori dalla rubbia. Ci vogliono 2 kg di radice di rubbia per fare questo colore. Per fare questo tipo di rosso ci vogliono solo 1 kg di lana, 1 kg di rubbia. Le cru lo facciamo da giulatturico. Fare questo tipo di verde, corteccia di quercia, e poi ci ho messo un po' di solfato di rame, che va bene, un po' sono andata sul chimico con solfato di rame, però è venuto questo bel verde che è bello. Questo colore che è un crema è dalla buccia della cipolla rossa. Se in passato il tappeto di nulle veniva realizzato esclusivamente con l'ausilio di tinte vegetali, dalle tonalità più calde e più laboriose da ricercare, oggi le tessitrici, per abbattere i costi di vendita, lo preparano solo su richiesta, preferendo attingere i sicuri e meno costosi preparati della chimica. Oggi abbiamo la filanda, la filatura, dalla cardatura alla filatura, alla tinturia, che ci ha molto aiutato, lavoriamo per conto nostro. Li vendiamo ai privati e anche ai commercianti, a chi ce li cerca, però il guadagno si rigira che è sempre poco. Dovevamo fare l'ordito fuori. Si crea così sul terreno una sorta di cordone discontinuo, a zigzag, che una volta finito il lavoro verrà liberato dai pioli e attorcigliato in una grossa treccia, per evitare che il filo si ingarbugli. L'ordito ora è pronto per essere trasferito sul telaio, dove le mani esperte della tessitrice provvederanno a sistemarlo con maestria. Lo stame, una volta fissato al banco inferiore del telaio,
dovrà essere riportato su quello superiore e avvolto con cura per evitare che i fili si accavallino. Si procederà poi alla tiratura, mettendoli in tensione e facendo ruotare i rulli dei banchi, bancos, ad inserire su litsu, il liccio, esascannas. L'elemento eccezionale del telaio di nule è la sua struttura verticale, considerato anteriore a quelli molto più complessi ed elaborati a struttura orizzontale che lo sostituiranno in seguito. Le testimonianze letterarie, quando parlano del telaio di Penelope nell'Odissea, lo descrivono simile a quello che oggi troviamo, sicuramente più elaborato, presso le artigiane di Nule. Eppure, questo arcaico progenitore dei telai consente ancora alle tessitrici di realizzare capolavori di inestimabile ed ineguagliabile bellezza. Questo è il telaio grande da fare tappeti da sala. Allora, questo si chiama subbanco, questo è subbinario. Subbinario, bene, giorzinzo, noi le narraiamo nell'antichità. Adesso il subio perché ce lo preparano alla filanda, e grazie che ce lo prepara. Siccome questo telaio adesso è un po' moderno, per tirare bene i fili, invece di usare salema che noi li narraiamo su, adesso c'è il riduttore che giriamo con la manovella e così vediamo quando sono duri i fili, che deve diventare che sembra una chitarra. Questo è susazzo, che susazzo quando facciamo sull'isio serve per abbassare la trama. Deve essere impugnato così. Dai sbottigone, la monosa sbottighita. Questa è savetta nera che serve ogni quattro trame per abbassare. Nel telaio orizzontale, la tecnica della tessitura si differenzia da quella verticale perché non si basa solo ed esclusivamente sull'impiego delle mani, che fanno da spola e da bobina alternando i fili, ma si avvale anche dell'uso della pedaliera. A differenza di quello verticale, i cui prodotti vengono realizzati esclusivamente a mano, con il telaio orizzontale, con gli anni meccanizzato e poi automatizzato, è possibile oggi produrre in serie industriale prodotti di uso quotidiano, come i nostri abiti o la biancheria per la casa, con una velocità di lavorazione e costi veramente competitivi, che il telaio verticale non riuscirebbe mai ad avere. A Nule sono pochissime le artigiane che tessono con il telaio orizzontale, la cui produzione dei tappeti è stata quasi del tutto soppiantata dall'avvento degli impianti industriali. Ma parlando di prodotto finito e comparandolo con quello ottenuto con il telaio verticale, si può dire che, mentre con quest'ultimo i tappeti vengono realizzati solo con la lana, nel telaio orizzontale invece si realizzano prevalentemente tappeti con lo stame di cotone e la trama di lana. Il prodotto finito si differenzia perciò, oltre che per la forma, i colori ed i disegni, anche per la morbidezza dei tappeti. Quelli lavorati con il telaio orizzontale sono infatti più soffici, proprio perché costruiti con lo stame di cotone. Quando si sposava bisogna restare col marito in casa e spostarsi non era facile, e restava in casa, si metteva il telaio e lavorava lì
a casa, perché doveva accudire il marito, poi venivano i figli e quindi doveva rimanere in casa, però lavorare lo stesso, perché c'era bisogno di lavorare, perché quello che guadagnava il marito non bastava. Antichissimo, della mia bisnonna è sta aperta. Sapentetta, su Frunenzo, sapentetta, Sanrigas, Semma, si strazzava, su coro furriato. Questi sono dei tappeti antichi, molto antichi, che avranno più di 100 anni. Alla parte del rovescio rimanevano questi nodini. Li facevano per stendere più che altro il grano nelle strade. E questi con i colori li mettevano per le feste. E stava a letto questo. A seconda dei motivi, dei disegni, delle colorazioni e degli stili, il tappeto di Nule può essere catalogato in tre diverse categorie. Classico, come ad esempio la fiamma Osà Fressada, moderno, con motivi e disegni innovativi nel loro accostamento, composito, caratterizzato dalla fusione del tema classico e di quello moderno. I tappeti di genere composito, come ad esempio cavalli e melograni, balletto, ghirlande e fiori, non presentano motivi tipici della tradizione nulese, ma conservano degli elementi base, variamente elaborati secondo l'estro artistico di alcuni operatori dell'isola, l'Istituto Sardo Organizzazione Lavoro Artigianale. Grazie all'operato dell'architetto Eugenio Tavolara, artista e collaboratore dell'isola fin dai primi degli anni 50, si è dato impulso alla valorizzazione della particolare tessitura di Nule. Morto nel 1962, Tavolara ha lavorato assiduamente per promuovere e sostenere le tessitrici anche con corsi di addestramento e di perfezionamento, inseriti nei programmi dell'isola, introducendo così nuovi metodi di lavoro sul telaio e proponendo dei disegni innovativi che attingevano dal tappeto tradizionale per poi evolversi con un equilibrio straordinario fra disegno, colore e materia tecnica tessile. Eravamo nelle case o nelle cucine, dove si poteva arrangiare un telaio c'era. Poi questo qua quando è venuto, poverine, adesso io invece di essere così vi riunisco tutte assieme e vi formate una cooperativa. E noi dicevamo, oh no, no, questa cooperativa non restiamo così come siamo. E invece lui diceva, è meglio, vi facciamo una casa e vi riunite tutte lì. E hanno fatto la casa del tappeto proprio all'inizio, all'entrata del paese, di fronte al comune. Tavolara ci ha fatto fare un giro in tutto il paese, cercando tappeti antichi. Tutti i tappeti antichi abbiamo portato, cose vecchie, cose nuove. Poi lei li ha guardato, ha visto com'erano i tappeti, poi ha fatto gli spunti lui e ha portato le cose, questo tappeto così, perché ha fatto anche antico di tappeti. Poi mano a mano, quando lui ha studiato proprio bene il telaio di Nule, ha detto, ecco, adesso che siete così brave vi porto dei disegni e voi li fate. Ecco, Tavolara, quando è venuto, ha modernato il tappeto. Questo è il dritto del tappeto. Questo è il rovescio. Il rovescio ha queste intacche, queste cosettine così. I tappeti con le fiamme si lavoravano con sei fili e ci voleva più tempo. E poi Tavolara, quando è ritornato, ha detto si può fare così il tappeto, come il dritto e il rovescio. L'abbiamo fatto sempre così. E lei non conosce questo tipo, per esempio, e conosce quel tipo. Quel tipo che adesso è come l'una parte dell'altra. Se le dicono che quello è antico, non credere che sia antico, perché l'antico ha tutte queste cose. Invece il moderno si capisce dalla treccina, che è il rovescio, perché la treccina sta al rovescio.
Io non sono mai stata nel centro pilota dell'isola. Sono mai stata per un motivo, non perché non mi piaceva, non per niente. Perché mi sono sposata che avevo appena 18 anni. E allora ho dovuto vivere in casa, lavorare in casa, perché subito sono arrivati i figli. Però i disegni di tavolato, che un po' li hanno sparsi nel paese, ne ho fatto tantissimi. Erano bei disegni e con quei disegni siamo andati avanti parecchi anni. Ma poi organizzava che allora al centro pilota dell'isola non riuscivano a coprire gli ordini. Aiutava veramente a vendere i tappeti. Io non so cosa ci hanno fatto in questa isola. Mi dispiace molto. Non so perché la regione non l'ha messa a posto. Da quando è stato attaccato l'isola? L'isola è spezzina, che andava a risposta. Chi ha toccato l'albergo, chi ha toccato l'albergo, dai. Un anno che mi ha fatto in 3 mesi l'albergo, prima non lo coglie in 8 anni in 9. Una tessitrice mi dice, sì, impara l'arte. L'arte la impara, però allo stesso tempo non ci lavora perché non c'è commercio, non si può fare neanche la giornata. Lui ci voleva uno di fuori, più che di noi, di fuori, che ci aiuti con la vendita, ma fuori Italia anche, perché il tappeto di noi non è conosciuto da tutti. E lo fa che racconoscere, e dello apprezzare col suo triballo che vieste. Caso triballo che vieste non si è mai pagato. E questo non danno per noi se si perde quest'arte. Solo in un appendimento, non scontentiamo di 20 euro a sapere. Invece se vendai a vestito 40 o 45 euro a sapere, penso che pensassi a spezzina alla saia di invogliata a che andare a re. E poi abbiamo potuto pensare noi sapere. Che lui è così, in noi siamo stati zia. La spezzina sì che sono contenta. E divertimmo, che non avevamo manco chi andare a stare attenti. Che siamo sprubezzi. Il merito di artisti e artigiani come Eugenio Tavolara è quello di aver adoperato la propria intelligenza, proponendo idee di innovazioni accolte da tutti, tanto da diventare arte popolare e patrimonio collettivo. Su questi esempi dovrebbero continuare oggi non solo gli artigiani, ma anche giovani studenti delle scuole d'arte, che potrebbero ispirarsi al passato per proporre le loro innovazioni artistiche. L'isola degli anni scorsi ha permesso ad un piccolo centro come Nule di fare passi da gigante, non solo per l'evoluzione del tappeto, ma anche per la distribuzione dello stesso. Oggi purtroppo, con il cambiamento dello stile di vita del paese e con la chiusura dell'isola, le tessitrici hanno perso degli importanti punti di riferimento. Ma la determinazione degli amministratori locali e delle stesse artigiane conducono quest'arte verso nuovi orizzonti. Il comune di Nule, infatti, ogni 2 anni organizza un concorso di tessitura, arrivato alla 7ª edizione, attraverso il quale, attribuendo un tema da sviluppare, stimola le tessitrici non solo alla realizzazione dei tappeti, ma anche alla progettazione degli stessi. Già da 3 anni ospita la mostra di Mini Arte Textile di Como, affiancando per la prima volta la produzione e la mostra dei tappeti d'autore. Manifestazione ideata allo scopo di valorizzare il tappeto di Nule, realizzato secondo disegni di autori contemporanei.
Nel corso degli anni l'amministrazione comunale ha collezionato quasi 70 tappeti che a breve verranno ospitati presso il centro di diffusione artigianale del paese, portando a battesimo il primo museo permanente dei tappeti di Nuoro.